21 marzo 2019, questa è la data della 24esima giornata dell'impegno e della memoria collettiva, della memoria condivisa, il ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie, promossa dall'Associazione Libera ed Avviso Pubblico. È una manifestazione questa che vede la partecipazione di tutte quelle persone che lottano ognuna con il proprio impegno per combattere le mafie, per combattere la corruzione, e anche la CGIL è qui presente come ogni anno. Qui dal palco sono letti i nomi delle 1000+ vittime innocenti delle mafie: Topia Andreozzi, Silvana Foglietta, Salvatore D'Addario, Emanuela Loi, Vincenzo Fivoli, Giuseppe Insalaco, Giuseppe Montalbano, Domenico Guarracino, Salvatore Benaglia, Gaetano Di Nocera, Michele Piromalli. L'edizione di quest'anno ha per titolo Passaggio a Nord-Est per una giustizia sociale. Questo a significare che le mafie ormai sono state sdoganate, che sono salite al nord, ma la Toscana non è immune. Allora, riferimento alla manifestazione nazionale che si sta svolgendo proprio in questi momenti, in concomitanza con la nostra, a Padova, e quindi è chiaro che il passaggio a nord-est è quello. Qui in Toscana riraccontiamo con insistenza, anche contro quello che purtroppo pensiamo stia diventando il sentire collettivo, che le mafie, uno, sono molto pericolose, due, che le mafie sono ormai diffuse al centro-nord in maniera massiva, tre, che bisogna reagire associandosi, bisogna reagire facendo rete, bisogna reagire non convenendo necessariamente su Libera, ma tutte quelle associazioni che, avendo a cuore veramente il senso pieno e autentico della legge in direzione della civile convivenza e della democrazia, decidono di fare rete contro tutti i poteri oscuri che minacciano appunto la democrazia stessa. Don Luigi Ciotti dice che dobbiamo realizzare un sogno di democrazia e lo dobbiamo fare tutti insieme. Sei qui per questo, anche per questo? Ah, sicuramente. Combattere la mafia comunque è un grosso impegno che non è assolutamente facile da realizzare e ci vorrà tanto tempo. Però comunque vedo che da quando è nata Libera, avendo partecipato anche a diversi convegni, congressi, la cosa si sta ingrandendo ed è per questo che ho deciso di aderire oggi. Sono convinto che uniti qualsiasi problema si può cercare di affrontarlo e comunque provare a risolverlo, dato che al giorno d'oggi se un solo singolo parla verrà comunque messo in disparte o comunque non riceverà le attenzioni che merita, qualunque sia il problema che esso solleva. Crediamo che in questa azione i giovani abbiano un'importanza particolare e noi siamo felici appunto di partecipare a questa giornata, che però ricordiamo appunto non deve essere soltanto una giornata, ma deve essere un impegno continuo per un sogno che non è un'utopia ma è assolutamente realizzabile e anche, anzi, è necessario. E quindi niente, noi facciamo parte di un presidio nato da poco nella Val d'Elsa e siamo contente di annunciarne la nascita e di essere qua, e ripetiamo appunto che il nostro impegno è continuo tutti i giorni, non è soltanto oggi. Tutti i ragazzi che partecipano alle manifestazioni di Libera contro le mafie, contro la corruzione, saranno davvero futuri cittadini modello? Ma è quello che speriamo noi, effettivamente, è una cosa Libera che
che alla fine tocca ai cuori. Abbiamo fatto anche tantissime riunioni, tantissime assemblee, c'è sempre stata tantissima partecipazione da parte dei giovani, e quello che speriamo è veramente una sensibilizzazione anche da parte delle scuole, da parte delle famiglie. E il fatto, anche se vi guardate intorno in questa piazza, cioè, la maggior parte delle persone qui sono giovani, veramente giovani, vanno ancora a scuola, e cioè, penso sia una cosa veramente importante e significativa anche da questo punto di vista. Quella dell'insegnante è un ruolo davvero importante per la formazione dei ragazzi, anche per quanto riguarda la loro formazione di cittadini, quindi non corrotti, che non aderiscono alle mafie. C'è un seguito? Sì, noi ci proviamo a dare un senso, un significato civico, una responsabilità civica ai ragazzi, però ci vuole molto impegno, ci vuole il nostro impegno, ci vuole l'esempio della società, possibilmente della collettività, della famiglia. E è un percorso difficile, e non è un percorso che si conclude solo con una manifestazione, è un percorso lento che li dovrebbe accompagnare fino a che non sono maggiorenni, e forse anche oltre. Io e la mia classe abbiamo scelto i rappresentanti dei morti nella mafia durante il XX secolo, perché sono quelli che sostanzialmente hanno combattuto di più questo fenomeno e sono riusciti a eradicarlo da una regione senza Stato, e riuscendo a riportare la legalità. Il generale Alberto Della Chiesa, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, ma tanti altri, molti giornalisti, opinionisti, si sono immolati per l'Italia, ed è giusto che noi si ricordino e si continui a portare avanti il lavoro. Noi siamo qua praticamente a gridare ciò che negli anni 70 pochi avevano anche paura solo a sussurrare. Questo è un rito che si rinnova da 24 anni, ogni anno quindi si torna a parlare, perché è importante non abbassare la guardia anche sul tema, per esempio, degli appalti, affinché il lavoro non sia nero ma vero. Sì, ma quest'anno siamo a Siena, come ogni anno noi ci siamo, perché il tema della legalità è un tema fondamentale, e quest'anno, se posso dire, è a maggior ragione, perché intanto perché è importante ricordare le vittime di mafia, e in una regione come la Toscana è importante farlo anche qui, e quest'anno a maggior ragione perché c'è un governo che mi sembra che abbia messo in secondo piano il tema della mafia, anche con gli atti di legge che sta facendo. Pensiamo alla questione della legge sugli appalti e a quello che purtroppo negli anni abbiamo scoperto essere dietro a quel mondo. Quindi oggi è importante esserci, è importante ricordare, è importante anche, come dire, fare in modo che la gente comune riconosca questo momento, perché c'è bisogno anche di una partecipazione delle persone e anche di una riscoperta di alcuni temi, no? Perché insomma veniamo da una serie di iniziative, di manifestazioni molto partecipate. Ecco, mi piacerebbe che anche questa fosse molto partecipata, perché il tema che ha in sé questa manifestazione è un tema importante che dà l'idea della civiltà di un paese.